Me too. Va bene, iniziamo la conferenza stampa che abbiamo indetto oggi. Non è una conferenza stampa, lo premetto da subito, tecnica, nel senso che non entreremo nel merito tecnico dell'analisi costi-benefici e dell'analisi giuridica che sono state fatte e che sono ormai pubbliche, sono oggetto di dibattito, perché come nostra usanza e come serietà del movimento deleghiamo, poi dopo diremo anche quando, deleghiamo questo a un momento più approfondito con i nostri tecnici, che hanno sicuramente più titolo di noi di parlare, hanno analizzato molto bene questa analisi e tutte le varie, visto che seguono da molto tempo tutto, crediamo che sia giusto rispondere tecnicamente sia all'analisi che alle polemiche che ha scatenato questa analisi costi-benefici. La nostra sarà una conferenza stampa del Movimento Notav, più politica, se mi permettete il termine, nel senso che noi prendiamo atto della certificazione che l'opera è assolutamente inutile, come diciamo da tempo, costosa, è tutto quello che abbiamo sempre detto da tempo, e pensiamo che sia importante da parte nostra riuscire a entrare nel dibattito politico, perché ci sembra che l'unico dibattito che ci sia in piedi in questo momento sia prettamente elettorale, no? Nel senso che da una parte c'è il governo, dall'altra parte ci sono le opposizioni del governo, e la vicenda della Torino-Lione si incastra solamente in questo scenario che viene creato, come anche normale che sia, visto che ci saranno le europee. Noi però penso che abbiamo titolo per poter dire un sacco di cose da questo punto di vista, e dire una volta in più che la vicenda della Torino-Lione viene trattata sempre in questi termini, no? Dei termini un po' armati nei nostri confronti. Siamo abituati, il confronto che abbiamo avuto in tutti questi anni con i governi è sempre stato delegato, soprattutto negli ultimi 10 anni, se posso dire, dare un arco temporale, alla magistratura piuttosto che alle forze dell'ordine. Noi oggi abbiamo secondo me degli ottimi conforti per la nostra lotta, perché tutto quello che abbiamo fatto in questi anni è stato tentare di rallentare la Torino-Lione. Una parte del merito sicuramente ce lo prendiamo per la mobilitazione che c'è in piedi ormai da quasi 30 anni, un'opposizione fatta da manifestazioni, fatta dal movimento popolare, ma anche fatta da tanti punti di vista tecnici che oggi vediamo anche riportati in parte nelle analisi che vengono fatte. Dico che da parte nostra vogliamo un qualcosa in più, nel senso che a noi sta bene che si certifichi che la Torino-Lione è un'opera inutile, è costosa, questo paese non ne ha bisogno e non se la può permettere. Noi da tempo indichiamo anche molte alternative, nel senso che qui se si parla veramente di 7 miliardi risparmiati, pensiamo da molto tempo che abbiamo campagne in piedi anche con gemellaggi, con altre lotte, con altri territori, e quei soldi vanno utilizzati per tutte le cose di cui questo paese ha veramente bisogno, che sono le piccole tantissime opere, e anche per tutto quello che fa sì che la sicurezza non sia un fattore percepito ma sia reale. Mi riferisco alle scuole, mi riferisco ai territori che appena piove si rischia ogni volta la morte di qualcuno. Noi sulla nostra pelle abbiamo patito anche l'incuria che la regione, che oggi sponsorizza così tanto il TAV, ha sempre avuto per i nostri territori, per i nostri boschi, per le nostre montagne, e anche qui c'è chi può dire delle cose più precise di quelle che dico io. Quindi ci sono tantissime alternative, quei soldi bisogna fare in modo che vengano utilizzati in altro modo e che le priorità della politica siano spostate in altro modo. Capiamo che sia facile continuare a fare questo, no, a riportare il solito ritornello che ormai da anni sentiamo sulla Torino-Lione, sull'isolamento dall'Europa, su tante cose, ma crediamo che questo dibattito meriti, visto che ci sarebbe anche la possibilità oggi di fare un dibattito un pochino più concreto e reale, meriti serietà, meriti attenzione, non si continui a intendere un dibattito
nei confronti del movimento Notav solo in termini, come dicevo prima, militari o giuridici. Credo che abbiamo sollevato tutta una serie di punti molto, molto importanti e crediamo che oggi vadano rivendicati uno per uno. Adesso ognuno di noi dirà i vari aspetti su cui vogliamo porre l'attenzione. Io credo che prendendo atto dell'analisi costi-benefici si debba iniziare a ragionare seriamente con delle, come posso dire, con delle azioni concrete. Per noi è ora che la militarizzazione della Val di Susa cessi, che cessi la militarizzazione di quel cantiere che è fermo ed è destinato a chiudere. Quindi per noi da oggi può iniziare a cessare questo tipo di militarizzazione. Credo che tutta la pressione che c'è sulla valle meriti di finire in maniera definitiva e credo anche, aggiungendo una cosa in più, che adesso che andremo a fare i conti con una realtà un pochino più concreta e strutturata di un possibile stop alla Torino-Lione, anche il movimento che in questi anni ha messo molto dal punto di vista personale dei Notav, quindi le denunce, gli arresti e quant'altro, credo che si debba trovare anche una soluzione finale a questo, una soluzione politica. Io non penso che sia adesso il momento di iniziare a parlarne, ma credo che si debba valutare anche un'amnistia per tutti i reati sociali che ci hanno colpito in questi anni, visto che abbiamo sempre avuto ragione, ci siamo adoperati perché il danno economico non cresca ulteriormente. Quindi questi sono un po' i punti che vorremmo... Sì, più concludo solo io, poi lascio la parola agli altri insieme a me su delle date importanti. Noi crediamo che la prima data assolutamente importante che abbiamo organizzato per il 23 di marzo a Roma una manifestazione nazionale insieme a tutti gli altri movimenti italiani con cui abbiamo un rapporto profondo. Sarà una manifestazione contro le grandi opere inutili e imposte, una manifestazione che inizierà anche a trattare un tema che è sempre più urgente ed è sempre più collegato anche al discorso delle grandi opere, cioè quello del cambiamento climatico. Sarà una manifestazione che avrà tante caratteristiche ma con un unico obiettivo, cioè quello di dire che siamo ancora in tempo per fermare l'alta velocità, per fermare tutta una serie di grandi opere inutili e imposte, per fermare la crisi climatica e soprattutto iniziare a ragionare in altri termini da questo punto di vista, quindi non con azioni individuali ma con azioni collettive che meritano assolutamente di essere. Poi ci sarà, Paolo poi sarà più preciso, un momento al quale inviteremo tutti di analisi, quello che dicevo prima, sull'analisi più tecnica dell'analisi costi-benefici e dell'analisi giuridica che, come dicevo prima, vedrà la presenza dei tecnici e di Notav più titolati sicuramente di me di parlare di per entrare in questi argomenti. Adesso nell'ordine che vogliamo lascio la parola a Paolo, Alberto, Monica e poi qualsiasi domanda siamo qua. Ah, brevemente, lei ha già detto quasi tutto, faccio qualche precisazione, sono Paolo Prieri, ci occupiamo come Presidio d'Europa da moltissimi anni degli aspetti europei e internazionali, delle grandi opere, della Torino-Lione in particolare, e di conseguenza siamo impegnati anche in questa fase che è estremamente delicata, che finalmente ci vede al centro dell'attenzione dei media, della politica. Ci vuole riconoscimento perché ci siamo arrivati a questo punto, certamente grazie a noi, non è per altro. Noi abbiamo organizzato, con la partecipazione importante del professor Sergio Foà, che è il professore di diritto amministrativo dell'Università di Torino, una serata più tecnica che insieme ad Angelo Tartaglia esamineranno alcuni aspetti e faranno risaltare quali sono gli errori in queste due analisi, sia l'analisi costi-benefici, che anche noi la critichiamo per alcuni aspetti, no? È una cosa molto complicata, non si può con la sintesi di un numero risolvere tutte le questioni. Vedo che già qualcuno di voi ha fatto delle domande prima di questa conferenza, ha avuto le risposte su quali sono le criticità dell'analisi costi-benefici in quanto documento economico, ma poi, come abbiamo visto nell'analisi giuridica che è stata fatta per il terzo valico, che ha ribaltato totalmente i risultati dell'analisi economica, noi abbiamo già detto, prima ancora che uscisse, abbiamo scritto nei nostri comunicati, nei nostri siti,
stiamo molto attenti all'analisi giuridica, perché lì ci sono le trappole. Queste trappole non ve le raccontiamo adesso, vi invitiamo a venire, perché è una serata pubblica, il primo di marzo alle 9 a Capri, dove ci sarà il professor Tartaglia, il professor Foa, Emilio Petino, ci sarò anch'io, per spiegare e ringraziamo per la vostra presenza. Preparatevi le domande, noi rispondiamo in questo momento alle domande, perché sarebbe prendere tutto il tempo della conferenza, noi spiegato per 10. Però vorrei attirare l'attenzione anche su una questione che in tutti fino ad oggi non si è trattata da nessuno. Torino Lione è un'opera internazionale, i partner sono tre, o ciascuno di loro esprime o non esprime o lascia passare alcune valutazioni sulle quali i giornali non dicono mai niente. Anche l'analisi di costi-benefici che è stata fatta va oltre il confine tra l'Italia e la Francia e arriva fino a Francia. Questa è una valutazione che deve essere fatta, noi siamo in grado di farlo. Naturalmente ci sono le asimmetrie dei costi, voi sapete che l'Italia paga molto di più, qui siamo fuori dall'analisi di costi-benefici, siamo nell'analisi di tesoreria, chi paga che cosa. L'Italia paga circa il 60% di tutta l'opera. Per fare una sintesi che giornalisticamente vi invito a rappresentare, il costo del chilometro italiano del tunnel costa al contribuente italiano 280 milioni di euro. Il costo della parte francese del tunnel costa al contribuente francese 60 milioni di euro. Ecco, questo già. Poi se volete scoprire meglio andate sui siti, troverete tutta l'analisi di questi dati e anche le motivazioni per quali siamo arrivati a questo punto, che è un punto che nessuno ha mai trattato. Termino dicendo una cosa, è stato dato tanto spazio il giorno scorso, in particolare con un'intervista del ministro degli esteri francese al Corriere della Sera. Queste dichiarazioni del ministro sono state trattate a livello internazionale, in tutti i giornali francesi e oltre, ci sono questi dati. Che cosa vuole la Francia? Cercate che cosa vuole la Francia. Troverete che la Francia vuole una risposta, non vuole il sì o il no, vuole che l'Italia risponda e si accomoderà nella risposta italiana. La Francia è dal 1998, ci sono i dati che lo dimostrano, che ha respinto la Torino-Lione. Poi ci sono alcune parti della Francia, alcuni soggetti, per esempio il presidente della regione Auvergne Ronald, che naturalmente per questioni assolutamente di territorio locale ha sempre detto vogliamo la Torino-Lione, ma la Francia non la vuole, ma non lo dice, e dice, come potete vedere nell'intervista che ha lasciato al Corriere della Sera, aspettiamo una risposta. Cosa vuol dire? Noi l'abbiamo capito da tempo cosa vuol dire. Vuole che prima di tutto si sbarazzi la questione Torino-Lione o Lione-Torino di Donovò dal contesto generale, perché questo blocca anche una serie di decisioni dell'Europa che finanzia l'opera per cui il 40% attualmente, e di conseguenza c'è un certo nervosismo a livello della Commissione Europea. Dateci questa risposta e noi diciamo la risposta sarà no, e chiediamo già che il nostro governo, comunque ha in mano il dossier, chieda che l'Europa stessa, oltre agli stati nazionali, trasferiscono i fondi della Torino-Lione ad altri capitoli di spesa, sempre nel campo dei trasporti, come qualcuno ha detto, la metropolitana Torino piuttosto che altri trasporti. Quindi questa è una cosa sulla quale vi invito a fare una riflessione, perché è importante. Noi siamo aperti a tutti i temi e abbiamo per ciascuno di loro una risposta. Grazie. Do la parola a Monica Gaglianzi, che è consigliere comunale di minoranza a Torino. Buongiorno, io non sono tanto avvezza a parlare in pubblico, quindi sarò breve e concisa. Ritengo che in questo periodo storico sia importante unire e essere compatti per ciò che riguarda quello che si può definire le lotte sociali, le lotte sui territori, la difesa dell'ambiente, dei diritti e delle tutele dei cittadini. La manifestazione a Roma del 23 marzo è un passaggio importante, sarà partecipata da realtà grosse e piccole, italiane, perché comunque tutti sul territorio si trovano di fronte dalla piccola frana che blocca però una strada di collegamento importante, ad esempio fra due valli o fra i valici italiani e svizzeri e via dicendo, oppure realtà un po' più grosse che sono anche state segnate da alcune promesse poi non mantenute, come ad esempio sul Terzo Valico piuttosto che il TAP. Anche dal lato francese i paesi che si trovano nei pressi degli scavi del tunnel geognostico
hanno subito danni ai caseggiati e alle falde dell'acqua, alle sorgenti. È importante la partecipazione di tutte queste realtà il 23 marzo a Roma per dire in modo compatto e unitario che i soldi spesi per questa grande opera inutili devono essere utilizzati per quello che riguarda la manutenzione ordinaria e, sottolineo, ordinaria dei territori e i servizi alla popolazione, dagli ospedali al trasporto pubblico, agli asili nido e via dicendo. Grazie. Roberto. Due parole velocissime. Lo ripeto, sono 30 anni che diciamo le stesse cose che sono state certificate dall'analisi costi-benefici, rivendichiamo questo grosso lavoro durato 30 anni, rivendichiamo la lotta popolare che è stata fatta in questi 30 anni, rivendichiamo il coraggio di aver impedito che finora fosse realizzata quest'opera, perché ricordo a tutti che quest'opera non è ancora iniziata da nessuna parte, né qui né in Francia. Sono tutti studi geologici e geognostici. Quindi, se tutto questo è durato 30 anni, se siamo riusciti a impedire che queste cose fossero arrivate a un punto di non ritorno, è grazie al movimento locale, è grazie alla lotta popolare del movimento locale, che è costata finora più di 1000 persone denunciate, inquisite, messe in carcere, il più delle volte con delle accuse farlocche, fasulle e tutto il resto. Ricordo, en passant, che per i fatti del 27 giugno 2011 e del 3 luglio 2011 la Cassazione ha rinviato tutte le decisioni della Corte d'Appello di Torino, gliel'ha respinta indietro e gli ha detto: avete fatto un lavoro non fatto bene, perché avete scritto delle cose non vere, non avete tenuto conto di cose importanti. Allora, su queste cose qui noi rivendichiamo con orgoglio che se siamo arrivati a questo punto, se oggi c'è comunque un governo che pur al suo interno con delle divisioni incredibili ha stoppato da almeno 9 mesi, un anno quasi, i lavori della Torino-Lione, che ha impedito che venissero lanciati i bandi per dei grossi, grossi appalti che poi sarebbero costati dover bloccare, anche se noi diciamo che è tutto da discutere questo, però grazie al grosso lavoro del Movimento Notaro, grazie al grosso lavoro della opposizione popolare, dei sindaci, dei tecnici, alle barricate di carta e alle barricate non di carta che siamo riusciti a mettere in piedi in questi 30 anni, noi oggi con orgoglio possiamo dire: se siamo riusciti a impedire lo spreco finora di 7 miliardi di euro, e noi diciamo che sono in realtà molti di più, ebbene, è grazie a noi, al nostro lavoro e alla nostra caparbietà. E mandiamo anche un grosso segnale al governo. Ricordatevi che se pensate comunque di andare avanti, di rubare i soldi dei cittadini italiani per ingrassare le lobby del tondino e del cemento, se pensate di continuare quest'opera, ci troverete per i prossimi 30 anni come minimo dove siamo sempre stati e come siamo sempre stati in questi anni. A sarà dura e proveranno lungo e duro. È arrivato anche Francesco Richetto, anche lui consigliere in comunale. Ritardo, grazie alle parole che funzionano. Iniziare questo.
prego. Vabbè, il discorso di cui abbiamo un pochettino parlato, abbiamo cercato di approfondire in questi giorni, che comunque con queste novità, che poi non sono delle novità, quindi con l'analisi costi-benefici che è stata di fatto portata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un po' alla luce del sole, ci si trova il caso di porre l'attenzione su quella della situazione attuale, perché se da un lato abbiamo una visione di prospettiva, ma invece abbiamo una visione reale, che da una serie di anni di fatto una porzione del nostro territorio è occupata militarmente, con un cantiere che di fatto è già chiuso da almeno 2 anni, e che sicuramente ha bisogno di un intervento serio e immediato, perché su quello penso che non possiamo più temporeggiare. Abbiamo tutta una porzione dedicata alla viticoltura di Piemonte, che di fatto è inglobata all'interno del cantiere, anche se non è mai stata utilizzata come area di cantiere, che però vede comunque ancora recinzioni, filo spinato, vigneti di accesso, se non ancora c'è un checkpoint. Penso che nei prossimi mesi dovremo assolutamente praticare quella zona per segnalare il fatto che comunque almeno quella parte lì deve essere immediatamente dismessa, in quanto non è mai stata interessata dalle operazioni di cantiere e va immediatamente ripresa e riconsegnata agli abitanti di Piemonte e agli abitanti del territorio. In più, anche sul resto, penso che una valutazione vada fatta. Cioè, qua stiamo ragionando sul futuro con un'analisi di questi benefici che guarda, non si capisce a quanti anni e quanti decenni, perché ormai si parla almeno di 20 anni di proposta dell'opera e lotta nei confronti di quell'opera. Tutto il resto penso che vada affrontato anche con lo stesso paradigma, cioè tutta l'area che è stata utilizzata dal cantiere comunque va riconsegnata al territorio. In ogni caso quello è un tunnel geognostico, è stato completato 2 anni fa e non ha più ragione di esistere come area di cantiere e area militarizzata. Che se ne discuta del livello di base meno, quindi lì non passerà mai nessun treno, nessuno ha coraggio di dirlo, ma in quel buco diciamo, il lavoro, l'intervento sul territorio è finito. Quindi almeno quell'area lì anche va affrontata in modo adeguato, e quindi penso che una delle richieste di questi mesi qua è questa. Da qua ai prossimi mesi, puntando a ragionare molto sulla data del 23 marzo, come data centrale, di diciamo, espressione di un consenso italiano che questo movimento ha da sempre avuto, guardando ovviamente anche all'Europa, tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato ci hanno involucrato in questi anni. Adesso aprirei le domande, permettetemi solo che avrei dimenticato, anche lì, visto che oggi anche la conferenza stampa accade nel giorno in cui l'osservatorio per la Torino-Lione cessa di esistere, il presidente Foglietta rimane senza lavoro, noi di questo è la prima volta che succede che qualcuno rimane senza lavoro, a noi non ci dispiaccia, mentre normalmente ci dispiace molto, infatti invece che andare, visto che ama così i cantieri, invece che andare a vedere i cantieri come fanno tutti da fuori, abbiamo letto oggi su Repubblica che darà una mano a Chiamparino nella campagna elettorale, così può continuare a fare quello che ha sempre fatto negli anni precedenti, non era presidente dell'osservatorio, l'ha fatto durante da presidente dell'osservatorio, adesso che è più libero avrà sicuramente più tempo anche per questo. È una buona notizia che l'osservatorio cessi di esistere, credo che adesso dovremo aspettare anche la caduta di Mario Virano da Telt e da tutti gli altri vertici di Telt, che credo sia questo il prossimo passo che ci aspettiamo per rinvigorire, no? Quello che sta avvenendo. Adesso aprirei alle domande, se ne avete siamo qui tutti a disposizione. Il rapporto con i 5 Stelle adesso come cambia, resta uguale? I 5 Stelle fanno il 5 Stelle, noi facciamo il movimento dei là. Ci sono dei 5 Stelle che fanno parte del movimento Notar, che sono abbastanza incazzati col governo. Ci sono dei 5 Stelle che non fanno parte del movimento Notar e fanno la loro strada. Come ho detto prima, noi vogliamo vedere i fatti. Noi aspettiamo i fatti. A noi le dichiarazioni, i proloqui, le cose, eccetera, non interessa. Noi vogliamo vedere cose concrete. Noi vogliamo vedere che da Chiomonte se ne vanno, o come minimo, proprio come minimo,
portino tutto l'ambaradano dall'apparato militare all'interno del quartiere, stiano lì e non vadano a rompere le scatole per 4 km e mezzo attorno, perché questo è assolutamente inaccettabile. Ed è inaccettabile che dal 27 maggio, 27 giugno del 2012, il prefetto di Torino reiteri i divieti di accesso per quella zona, perché sono assolutamente incostituzionali, perché la Costituzione dice che può essere fatto un'ordinanza di quel tipo per brevi periodi e per esigenze motivate, ma soprattutto prima dice per brevi periodi. Allora, mi sembra che dopo 7 anni questa storia comincia a puzzare un po' troppo. Allora, ci dispiace, cari signori, volete stare lì a guardare il vostro cantiere, ci state dentro nel perimetro del cantiere, e noi diciamo anche che gentilmente sbaraccate anche il cantiere. Questo è un dato che non è assolutamente... Se non fanno questo, prendiamo atto che si sta solo aspettando che questo governo cada, inutile stare io a girarci attorno e raccontarti l'altro, che tornino altri governi con la Lega in testa che vogliono fare l'opera, e quindi ci troveranno, come ci hanno sempre trovati, tutti i governi precedenti. Non c'è nulla di nuovo. Il Movimento notava sempre detto non ci sono governi amici, ci sono governi più ostili e governi meno ostili. Per ora questo l'abbiamo messo nel suo complesso come governo tra i governi meno ostili, perché come ho detto prima, 9 mesi i lavori sono stati fermati, sono lì e chiusi. Ma il governo fa il governo e il Movimento notava fa il Movimento notava. Cioè quello che ho già detto prima e lo ripeto perché ci tengo a ripeterlo, poi nessuno di voi lo scriverà, ma va bene lo stesso, siamo abituati anche a questo, è grazie al Movimento Notar, se non si sono sprecati i soldi che oggi sono dichiarati veramente come uno spreco inaccettabile. Perché se non era per noi, questi soldi li avrebbero sprecati e ne avrebbero sprecati molti di più. Siamo stati esaustivi, proprio abbiamo chiarito. Chiedo quali sono i punti dell'analisi di Conti con cui non concordate? Ma un punto banalissimo, lo dico proprio così en passant, poi se vieni il primo troverai tutto il resto. Allora, il primo punto macroscopico che salta fuori è che nell'analisi di Conti vengono calcolati i benefici complessivi dell'opera, ma non vengono calcolati i costi complessivi dell'opera. Cioè, il costo viene calcolato per la tratta Bussoleno-San di Moriano, senza neanche mettere dentro il figlio dell'Orsiera, che invece ci sarebbe stato. Allora, siccome credo che la Torino-Lione non si possa ridurre a Bussoleno-San di Moriano, perché non capiamo bene che cosa potrebbe servire, no? Dovrebbe essere stato fatto un'analisi di costi-benefici tra il costo dell'opera tra Torino e Lione. Anche se i francesi hanno già detto, noi da Saint-Jean de Maurien a Lione prenderemo in considerazione di valutare se deve essere fatto o meno nel 2038. Prenderemo in considerazione se dovrà essere fatta. Quindi non sbagliamo poi i colpi. Allora, questa cosa qui, per carità, loro hanno fatto bene a farla così, perché dice, siccome gli altri hanno detto che non la fanno, è giusto che inserirlo. Ok, va bene. Però il costo globale dell'opera, se si vuol fare un'opera che sia un'opera, non la fai da Bussoleno a Saint-Jean de Maurienne, ma la fai complessivo. Poi ce ne sarebbero tante altre, ma quelle lì le lasciamo ai tecnici perché non ci interessa in questa sede. Vorrei aggiungere
aggiungere su questa cosa in relazione alla Francia un paio di opinioni. La prima è che la pausa francese è in atto, è cominciata nel luglio del 2017, un anno e mezzo che la Francia ha dichiarato la pausa e non ha modificato questo due. E non ha messo un soldo? Certamente. Poi parliamo anche di questo. La seconda cosa che è molto importante, l'analisi costi-benefici, l'unica analisi costi-benefici che è oltre a questa, è del 2011. Questa analisi costi-benefici, di cui vi parleremo del 1 marzo, riprende quella del 2011 e ne corregge tutti gli errori che conteneva, che sono stati rilevati grazie al fatto, attenzione, che era stata segretata ed è stata portata all'attenzione pubblica, grazie a noi che l'abbiamo pubblicato, avendo ottenuto il documento, mesi e mesi dopo dell'accordo del gennaio 2012, sulla base del quale i lavori avrebbero dovuto cominciare. Ma tutti i decisori politici e i decisori cittadini erano stati messi all'oscuro. Questo documento, che è datato sulla carta dicembre 2011, è stato messo a disposizione di tutti a giugno-luglio del 2012, e l'abbiamo fatto noi sui nostri siti. Questo è probabile, questo non c'è nessuna discussione. Quindi già con l'inganno di portare a Roma nella discussione non c'era l'analisi. C'erano delle affermazioni di politici, di altri che hanno firmato quell'accordo del 2012 senza portare alla questione di cominciata in questo senso. Ora, questo fatto qua, di avere un'analisi costi-benefici, è importato del nostro lavoro, altrimenti non sarebbe successo. La prova è quella del 2011. Per quanto riguarda la Francia, andiamo oltre la questione del ministro, che è molto chiara, chiarissima, per chi sa leggere le dichiarazioni di un ministro degli esteri e la sua arte diplomatica. Però diciamo anche una cosa: gli accordi dal 2001 fino ad arrivare a oggi intanto dicono che l'Europa si dovrà fare o far fare alla saturazione della linea esistente, e quel capitolo lì, quell'articolo 1 vale, è ancora vivo, non c'è nessuna discussione. Poi naturalmente ci sono altre questioni che attengono alla lettura giuridica dell'accordo 2001 e dell'accordo 2012, che io non vi racconto in questo momento, che definisce esattamente gli impegni in reciprocità. L'opera si fa insieme o non si fa insieme ai francesi. Ci sono una serie di questioni della quale noi sappiamo che la Francia è abbastanza preoccupata, ma una delle quali è esattamente quella che diceva Carillo. Noi abbiamo cancellato la galleria dell'Orsiera, i francesi hanno cancellato due gallerie, ma in realtà ne avrebbero una terza, ma di questo nulla non c'è traccia. Queste sono violazioni degli accordi. Bene, noi li riprenderemo uno per uno e vedremo quali sono le contraddizioni, e questa contraddizione la Francia l'ha già detta. Forse l'opera non ci conviene farla ufficialmente, però dice: aspettiamo la notizia che ci arriverà dall'Italia, e si stanno fregando le mani, speriamo che la notizia sia quella giusta, cioè che non si faccia, perché la Francia è in un bagno di sangue dal punto di vista dei costi, è in un bagno di sangue dal punto di vista del bilancio. Naturalmente parlano male dell'Italia perché gli conviene, ma stanno preso loro di noi per certi aspetti. Scusa, sbaglio, non si è parlato anche nell'analisi costi-benefici, non si parla della manutenzione dei costi energetici per mantenere per esempio la temperatura costante del mi pare che non se ne parli. Non facciamo una domanda molto interessante, ma la risposta se l'avrete. Ce l'avrei tu e tutti gli altri il 1 di marzo a Capri. Capri. Grazie. Grazie della manifestazione di Roma, per piacere, che ci teniamo. Grazie.